Marta, uscire negli ottavi dopo tutto quello che è successo, secondo me già è stata una cosa positiva. Io penso che dobbiamo essere fiere di quello che siamo riusciti a fare. Io sono fierissima di Laura, voglio fare i complimenti a lei perché è stata catapultata veramente in una cosa enorme, in una situazione delicatissima, in circostanze super difficili, e ha lottato veramente come una guerriera insieme a me, quindi ci tenevo a fare i complimenti a lei perché è stato per me un onore giocare con lei. Laura, se facessero un film direbbero tutto in 7 giorni. No, veramente, cioè, penso che questa era l'emozione più forte, più grande che ho avuto nella mia vita, e come ho detto prima, giocare in questo campo, in questo momento nell'Olimpiade con una campionessa come Marta a fianco è veramente il top, quindi sono felicissima. Adesso, certo, a pochi istanti dalla fine della partita c'ho ancora un po' la mano in bocca, però posso dire di aver vissuto dei momenti unici, e ringrazio Marta, ringrazio Liz e tutti quanti per questa opportunità che mi hanno dato. E un'ultima cosa sulla partita: contro due campionesse del genere era difficile per qualsiasi coppia, ancora di più per una coppia, diciamo, costruita all'ultimo istante. Sì, ti devo dar ragione, nel senso che non hanno bisogno di presentazioni, loro hanno un sacco di titoli, un sacco di esperienza, un sacco di affiatamento, e noi nella situazione in cui ci siamo trovati abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo, però ormai siamo tristi, però dobbiamo essere positive, essere realiste e guardare avanti. Un ultimo saluto agli italiani. Ciao Italia!